Presidente Cossiga, quanto l'Italia deve a Marconi e quanto il mondo deve a Marconi? Beh, si potrebbe forse fare la domanda quanto in vite umane deve a Marconi. Non dimentichiamoci che la prima applicazione della radio è stata fatta dalle navi sia mercantili che da guerra. E ricordiamoci che se alcuni si sono salvati nell'affondamento famoso del Titanic, lo devono alla radio, perché quello che si chiamava allora il radiotelegrafista riuscì a lanciare l'SOS, che mi pare che fu una nave svedese che per prima il Carpazia, ecco. Ecco, quindi deve molto in generale, perché è stato un salto in avanti enorme, insomma. E poi perché anche da un punto di vista umano, insomma. È venuto fuori che Marconi è l'italiano che vanta il maggior numero di statue, di monumenti nelle piazze di tutto il mondo. È una prova di amore, di affetto. Certamente, ma io ricordo quando fu inaugurata la prima collegamento radio tra il Vaticano e l'Australia, in occasione del congresso eucaristico, che è sempre un segnale radio, più un decisimo, premette un tasto e si accese lo stadio per il congresso eucaristico australiano. Presidente, c'è secondo lei un'attualità di Marconi? Anzi, vorrei riformulare la domanda in modo più preciso. C'è qualcosa che emerge dal giovane Marconi, quel giovane amante di elettricità, e che può diventare un messaggio universale per i giovani? Beh, l'amore per la ricerca che lui ha coltivato fin da ragazzo. Adesso non vorrei sbagliare, ma una delle prime radio che lui fece fu a Galena, l'ho fatta anch'io. Adesso non credo che ci siano più ragazzi. Siamo nel nostro museo. Sì, ma non credo che ci sia nessun ragazzo che, anche perché sinceramente con la radio Galena sono tanti segnali radio che ci sono che non si capirebbe più nulla, insomma. Poi Marconi ha dato il nome a una specialità della marina mercantile, della marina militare, che si dice marconista. Tuttora sono i marconisti che, tra l'altro, a bordo delle navi mercantili avevano il grado di ufficiale, ed erano soltanto delle apposite società pubbliche che fornivano il servizio marconigrafico, diciamo così, alle navi. Beh, poi allora usavano il tasto, allora c'era l'alfabeto Morse. Ma c'è un ceppo di genio italico nel giovane curioso Marconi? Beh, soltanto. E tra l'altro la gente ignora che lui è diventato premio Nobel, accademico d'Italia, ma che non era laureato. Perché non si laureò proprio perché da ragazzino perdette il tempo, tra virgolette. Ma forse quando lo disse la prima volta che aveva trasmesso, non gli credettero neanche, insomma. Che cos'è che l'Italia avrebbe potuto fare di più per Marconi e non ha fatto, secondo lei? Ma a mio avviso doveva rifare la nave Elettra. La nave Elettra, ma farla navigare. Ma lei lo sa che c'è una legge che si chiama ancora legge Marconi, perché Marconi non era ufficiale di marina. Quando assunse il comando dell'Elettra, e allora fece una legge che si chiama tuttora legge Marconi. Una legge che consentisse ai non laureati? A chi non aveva fatto il servizio militare addirittura. Già. A chiunque sia di utilità per la marina. Adesso è stato esteso anche ai carabinieri, all'esercito e all'aeronautica, ed è la che famosa legge Marconi. E io sono diventato capitano di corvetta in forza della legge Marconi. Presidente, vorrei farle una piccola similitudine. Proprio in questi giorni, sì,
è una nota italiana, una scienziata straordinaria come Rita Levi-Montalcini, ha festeggiato i 100 anni. No, il 22. Il 22. Sì. E proprio quest'anno cade il centenario, ancora una volta cifra tonda, del Nobel a Marconi. Allora, io... Sono due italiani che si sono fatti onore in giro per il mondo. Certamente. Non tolgo nulla alla mia collega, serratrice e non ricercatrice, perché io non intendo certo di ricerca, ma però devo dire che Marconi è molto più noto nel mondo, insomma. Due italiani, a due italiani si deve una grande scoperta. Una è solo pochi anni fa lo ha riconosciuto il Congresso americano. Uno, il fabbricante di steariche, Meucci, che ha inventato il telefono. E prima gli americani dicevano che era stato bello, e solo qualche anno fa il Congresso americano ha riconosciuto che era un italiano che a New York fabbricava candele, steariche. E l'altro è Marconi, insomma. Più grande, è stato anche più fortunato. Cioè, se uno accende la radio e sente le broadcasting, deve ringraziare qualcuno, insomma. Dal primo periodo nel quale si doveva usare un morse perché la portante poteva essere modulata poco ed era più facile modulare le telegrafie anche in follia, i passi avanti se ne sono fatti, insomma. Io sono stato a vedere una delle stazioni che lui aveva fatto in Canada, e una delle prime cose che mi fecero vedere quando visitai il Canada, ed è ad Halifax. Però so, ma non ci sono stato, che la prima l'ha fatta in quella che si chiama, che noi chiamiamo Terra Nova e che loro chiamano Newfoundland, ecco, una delle province, cioè degli Stati Federati del Canada. Presidente, abbiamo parlato di Marconi con grande affetto da parte sua, guardandoci alle spalle e parlando anche dell'eredità attuale. Tuttavia il mondo diventa sempre più senza fili, sempre più mobile, sempre più nomade, come si dice oggi. Allora le vorrei chiedere, qual è la proiezione di Marconi? Perché saremo tutti figli di Marconi anche nei prossimi decenni con questi strumenti. Che cosa arriverà? Ecco, vanno... regalato da poco tempo un telefonino, tanto qui non c'è una televisione commerciale, si può dire, che sarebbe la risposta di Google a Apple, cioè io ho l'iPhone, veramente ne ho 5, e questo è sulla piattaforma Android, si chiama. Bene, con questo telefonino io so esattamente dove mi trovo e zoomando posso vedere anche le macchine che sono in strada. Ha già trovato qualche difetto anche su questa piattaforma? No, questo no. No, beh, questo, ecco, io lo dico, c'ho una tastiera QWERTY Yankee, la quale è troppo piccola, bisognerebbe, forse è fatta dai giapponesi, insomma, che non è male piccola. Senta, Presidente, come potremmo chiudere questa chiacchierata su Marconi? C'è secondo lei un messaggio forte che proviene non da Marconi, amante dell'elettricità, non da Marconi scopritore, ma da Marconi uomo? Beh, che contro quella che per gli altri sembrava l'evidenza, lui fin da ragazzino è andato avanti, trascurando gli studi, tanto che non si è neanche laureato. La ringrazio, Presidente.